credo che in platea e qui seduti alla tavola rotonda tutti esprimiamo che faccia parte di società di calcio i regolamenti più vivi alla Juventus, al suo amministratore delegato, però sentiamo anche un pochino di invidia. Invidia anche perché, non perché voi sarete i primi, perché io ritengo anche con la legge che sarà estremamente complesso, poi ti parlo del nostro progetto di Genova, arrivare a far sì che stadi identici generino gli stessi ricavi netti e chiaro per le società di calcio, perché bisognerebbe che miracolosamente i comuni, tutti i comuni, fossero dove ci sarà un progetto che è già in corso, pur sulle in via programmatica, un progetto della società di calcio, si comportino con la stessa efficienza e tempi, tutti allo stesso modo. E questo io lo dubito veramente. Poi c'è un altro aspetto che riguarda gli economics di questi progetti. Siamo ancora in profonda crisi del settore immobiliare. Evidentemente la compensazione, usiamo vari termini, UVA l'ha chiamata il la perequazione e così via, si deve avere al momento in cui parte lo stadio, il finanziamento dello stadio, il capitale che metterà la società. Ma se nelle varie città una di più la crisi è il mercato immobiliare che richiede residenza, centri direzionali, fabbriche, magazzini e così via, è sfasato, ci sarà qualche società che non avrà i benefici contemporaneamente all'altra. Non so, il caso di Genova è un caso particolare, disastroso, ma penso che anche altri si troveranno in questa condizione. Quindi c'è il rischio che si mantenga questo grande gap, insisto che la legge sulla ripartizione dei diritti televisivi mantiene comunque un grande gap tra le 3-4 società, le cosiddette grandi, e le medie piccole, che si è ancora aumentato e non compensato, perché non sappiamo cosa succede nell'applicazione della legge dai ricavi da stadio, di cui abbiamo tutti bisogno. Dobbiamo ridistribuire ricavi, non credo che riusciremo in questo paese, non voglio fare polemiche di carattere politico, arrivare neppure in 20 anni alla situazione della Gran Bretagna o di altri paesi, perché questo è un paese particolare. Ottenere, avere nella media dei conti economici delle società 30% ricavi da diritti televisivi e 50% ricavi da stadi, il resto da merchandising, io credo, poi io sono molto vecchio, non riuscivo a vederlo, che ci godiamo in questo paese. Sarebbe